Eccoci qua, dovremmo essere online. Buongiorno a tutti e un grande benvenuto al maestro Lorenzo Panebianco, primo corno del Teatro Lirico di Cagliari, che ha accettato questo invito. Lo ringrazio per questa, diciamo, chiacchierata e per questa intervista. Buongiorno, Lorenzo. Grazie Angelo, io ringrazio te per l'invito che mi hai fatto e saluto tutti gli amici collegati di Fresh Horn Magazine che ci stanno ascoltando. Bene, bene. Come hai passato questo periodo del coronavirus, questi mesi chiuso a casa? Diciamo che è stata un'esperienza nuova, però c'era tanto da fare. Ho fatto il giardiniere, ho fatto il muratore, ho fatto il papà e ogni tanto facevo anche il cornista. Per fortuna ho questa mansarda al piano di sopra che mi lascia abbastanza indipendente, quindi ogni tanto vengo qui, mi rifugio e riesco a ricordarmi che faccio anche il musicista, oltre a tutto il resto delle cose che mi tocca fare nella vita. E da quello che ho capito sei anche un bravo cuoco. E dai, diciamo che come tradizione vuole, quasi tutti i cornisti sono bravi cuochi, sono persone a cui piace un certo tipo di vita. Sì, dai, mi do da fare, mi do da fare. Si vede anche dalla stazza, no? Eh sì, così, ai cornisti piace mangiare. Diciamo, agli ottoni in generale, diciamo che è una caratteristica abbastanza nota, ecco. E niente, intanto volevo iniziare a chiederti di parlare un po' del tuo percorso, dove hai iniziato i tuoi studi, com'è nata la passione per il corno, diciamo la tua carriera com'è iniziata, ecco. Sì, allora, vabbè, io come molte persone già sapranno, mio papà è stato un cornista importante di qualche generazione fa. Tra E l'altro ha quindi, suonato pure a Catania, qui da noi un periodo, mi hanno detto, pure a Catania al Teatro Bellino. è stato il primo concorso che ha vinto mio padre lì al Bellini di Catania. Lui me ne parla sempre del Bellini di Catania, è una cosa da Pazzesco. che. È un leitmotiv che c'è sempre stato nella mia vita, quello del Bellini di Catania. E niente, vabbè, sì, premesso che mio padre era musicista, però i miei genitori erano separati. Io vivevo con mia madre e vedevo mio padre quelle 2 o 3 volte l'anno in cui, sai, non so se sai come funziona nelle famiglie separate, funziona così, che tu vivi con un genitore e poi ogni tanto vedi. E c'era questa figura di mio padre che mi ha sempre affascinato, no? Perché faceva questo lavoro particolare, suonava, e questa cosa mi affascinava. E è successo intorno agli 8-9 anni, avevo su per giù qualcosa del genere. A un certo punto mio padre mi regala un'audiocassetta con la Sinfonia delle Alpi di Strauss da un lato e sull'altro lato gli ultimi 4 Lieder di Strauss. E io ascoltando questa musica, soprattutto arrivato nel punto So mi, So re, So do, ti, da, di, ra, 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 io sentivo questo suono bellissimo. E ho chiesto a mio padre: papà, ma che strumento è che fa questo suono così bello? E mio padre mi rispose: questo è il corno, lo strumento che suona tuo papà. E io in quel momento ho deciso: io voglio fare il cornista, cioè io mi ero innamorato del suono di quello strumento. Perché sì, fondamentalmente non sapevo neanche cosa fosse il corno, pur avendo il papà cornista, non sapevo cosa fosse. Però l'ascoltare questa cassetta, il solo lì della Sinfonia delle Alpi e anche il solo del cos'è nel re mi fa la do si Ah, sol Forma mi. Songs di Strauss, sì. Esatto. Mi rimasero impressi questa sonorità. Poi era un disco famoso, quello del Gewandhaus di Lipsia con Jesse Norman. E quindi probabilmente è grazie a quell'audiocassetta che io oggi sono cornista. E da lì è iniziato il mio percorso di studi, un po' travagliato perché io ho
dovetti convincere mio padre e mia madre di trasferirmi a Milano con mio padre, perché io vivevo con mia madre a Napoli, perché io sono nato a Napoli, perché mio padre era primo corno alla Scarlatti di Napoli nel periodo in cui sono nato. E quindi feci questo trasferimento a Milano e iniziai pian piano a entrare nel mondo della musica. Sì, devo dire che sono stato molto fortunato, perché ho vissuto in una famiglia dove si è sempre respirata aria di musica. È chiaro, molti insegnamenti che si hanno con l'esperienza, io ho avuto la fortuna di averli in casa, perché mio padre comunque è una persona molto rigida nell'affrontare il lavoro, lo era, ormai è un nonno in pensione. Era una persona molto rigida, molto critica. Ancora oggi, quando mi sente suonare, mio padre, mai che mi faccia un complimento, fa sempre schifo. Quello che suono fa sempre schifo. Però vabbè, so benissimo che è una forma di amore che lui ha nei miei confronti. Certo, quindi, certo. Ma io a sta cosa ci ho sempre pensato, avere un genitore a casa musicista, soprattutto che suona il tuo stesso strumento, tu sì. Mentre studi a casa non è facile, ti senti sempre osservato. Però sai, ti devo dire, in quegli anni lì mio padre era in piena carriera, quindi a casa c'era poco e niente, e lui ha avuto l'intelligenza di lasciarmi col corno, cioè lui non è mai stato opprimente con me, non ha mai cercato di fare l'insegnante, lui mi ha sempre affidato ad altri maestri. Infatti a Milano ho studiato con Elvio Modonesi, non so se lo conosci. Poi no, ne ho sentito parlare, ne ho sentito parlare a Milano, nel periodo che ero a Milano me ne hanno parlato, sì. È mancato qualche mese fa, poverino. Ah. Beh, lui è stato un grande insegnante, è stato l'insegnante di Danilo Stagni, di Affilastro, Borroni, Corsini, io sono stato l'ultimo suo allievo. Insomma, è stato un cornista che ha prodotto in quegli anni parecchi professionisti di buon livello. E quindi i miei studi sono iniziati al Conservatorio di Milano, con la guida di Modonesi, ma sai, io sono sempre andato un po' a farmi sentire e a sentire tutti quanti. Qualsiasi cornista passava da Milano, io andavo lì e mi facevo sentire, cercavo. Ho sempre pensato che chiunque nella vita può arricchire il tuo bagaglio, sia musicale che culturale, al di là del livello in cui suona, cioè quello. Io una delle persone che ricordo di più con affetto era Sigifrido Covizzi, che era il quarto corno della RAI di Milano, e lui è stata una persona dalla quale ho imparato molto. Mi ha insegnato a stare in orchestra, mi ha insegnato ad affrontare il nostro lavoro in maniera seria, diciamo, tra virgolette. Andavo da Crot, Lamantia, Carmelo Lamantia. Come dico sempre, bisogna rubare da tutti, è importante, rubare in senso buono, giusto? Guarda, assolutamente, assolutamente. Anche questa chiacchierata che facciamo io e te adesso, qua io sto imparando, tu stai imparando, cioè il dialogo, il raffronto con colleghi, con persone che condividono la tua stessa passione, in questo caso la musica, il corno, è sempre proficuo e utile a incrementare il bagaglio diciamo culturale che ogni persona si porta dietro nella vita. Non bisogna mai pensare di aver imparato tutto. Ancora oggi io, quando ho la possibilità, mi fermo, ascolto, cerco di capire da chiunque, perché, come ho già detto prima, chiunque può darti qualcosa. Esatto, e a proposito di questo, appunto, a parte questi cornisti che hai menzionato, diciamo, nel tuo percorso di studi, quali erano i tuoi cornisti preferiti che ti piaceva ascoltare? Diciamo, della tua generazione, so benissimo che in quel periodo c'era Baumann e, diciamo, Tuckwell, che erano i due capi, tra virgolette, all'epoca. Assolutamente, noi, quelli dei miei anni, siamo cresciuti col mito di Tuckwell e di Baumann. Poi dopo è venuto Radovan Vlahovic,
però diciamo i punti di riferimento erano Tuckwell e Baumann. Il mio punto di riferimento è sempre stato Tuckwell. Ancora oggi, pensa che quando è morto, non dico che sono scoppiata a piangere, però mi è sembrato come se mi avessero tolto un parente di casa, perché è stata una presenza talmente forte nella mia vita. Ho avuto la fortuna di incontrarlo più e più volte durante gli anni di studio. Era una persona veramente meravigliosa, umile e un talento fuori dal comune. Ancora oggi abbiamo registrazioni sue inarrivabili, secondo me. Poi è chiaro, c'aveva il suo modo di suonare, in certe cose dà anche fastidio, tra virgolette. Sì, Però. ma parliamo della storia del corno. A me è sempre dispiaciuto non Sì. averlo potuto conoscere, diciamo, di presenza e sentirlo dal vivo, perché mi sarebbe piaciuto tantissimo, però Dal purtroppo. vivo era una bella esperienza sentirlo dal vivo, veramente. Io ho avuto fortuna, ho anche da qualche parte ho dei programmi con delle scritte sue, con delle dediche, delle Bello, cose. bello, E bello. poi Qua di... l'altro mostro, Baumann, anche lui ho avuto la fortuna sempre in più occasioni di ascoltarlo ed era meraviglioso. Il modo di suonare è completamente diverso, come tutti sappiamo, però di un fascino anche lui, soprattutto in certi repertori. Cioè, mi viene in mente il Weber di Baumann, Unico, unico. unico, unico Vero. veramente, non è per nessuno. Sì. Strauss, vabbè, ma tutto, ma. Tutto. Stiamo parlando di due pietre miliari nella storia della musica, no, non del Esatto. corno, la storia della musica. Esatto. E poi diciamo, questi cornisti ti hanno influenzato tanto, hai avuto anche modo, poi hai iniziato la tua carriera in varie orchestre, giusto? Dopo il diploma. Quindi, come abbiamo detto, ti sei diplomato a Milano, giusto? Hai finito il tuo percorso di studi lì e poi hai iniziato la tua carriera nelle varie orchestre. Sì, io ho avuto la fortuna di iniziare molto giovane, nel senso prima del diploma, perché un giorno io mi presentai a fare una normalissima lezione con Modonesi e lui quella mattina mi mise davanti, adesso non mi ricordo quale concerto, un concerto di Mozart, e disse: oggi studiamo questo, e mi fece un'oretta di lezione in cui mi spiegò tutto il concerto, la cadenza, credo fosse il secondo di Mozart, vabbè, ora non ricordo, sono passati troppi anni. E finita questa lezione mi fa: ok, adesso preparati che andiamo a fare l'audizione alla RAI. E io guardai il maestro: ma maestro, ma che audizione devo fare? Io avevo 16-17 anni, Giovanissimo. ero giovanissimo. E lui mi disse: non ti mettere strane idee in testa, andiamo lì, tu fai il tuo concerto fatto bene e facciamo sentire e devi sentire come suonano gli altri. Vabbè, insomma, feci questa audizione. Io adesso non ho ricordi molto chiari perché, ripeto, sono passati veramente tanti anni. Però, insomma, probabilmente ai tempi c'era Delman come direttore stabile alla RAI di Milano. Probabilmente sono piaciuto perché ero giovane, sicuramente ero un ragazzo che aveva talento e insomma, mi presero come terzo corno alla RAI di Milano e iniziai la mia prima vera esperienza lavorativa in una grande orchestra. Mi ritrovai catapultato in questa sezione di corni dove c'era, vabbè, il grandissimo Valerio Maini, Angelo Borroni, che è stata un'altra persona molto importante nella mia vita. Poi c'era Marco Daltan, non so se lo conosci Marco Daltan, lui adesso non No, suona no, più, no, no, lui no, non l'ho conosciuto, no. ma è stato un grandissimo cornista, forse uno dei più grandi corni bassi che abbiamo avuto in Italia. Poi purtroppo ha deciso di smettere, adesso fa altro, lavora sempre in Rai, credo che faccia l'ispettore d'orchestra, qualcosa del Ah. genere. Covizzi, il cornista di cui ti parlavo prima. E insomma, sono stato accolto come un ragazzino
Sono stati tutti molto gentili, è chiaro che avrò fatto sicuramente anche io i miei maroni perché ero senza esperienza, però è da lì è iniziata la mia carriera professionale. Questa cosa è durata qualche anno, e poi niente, poi subito dopo, adesso non ricordo. Va bene, nel frattempo si facevano le audizioni, si andava a suonare un po' a destra e a sinistra dove capitava, dove ti andavano bene le audizioni. Ho fatto un periodo molto lungo alla Toscanini, a Parma, insieme alla Filastro, dove c'erano anche Loris Antiga, Claudio Carta. È stato un bel periodo quello. Sai, quelli della nostra generazione si creava un bel legame. C'erano tantissimi bravi cornisti, ho appena citati alcuni, ma ce ne sarebbero tanti altri da citare. Ed era bellissimo anche andare a fare le audizioni, ritrovarsi con queste persone, confrontarsi, sentire suonare. Mi ricordo Katia Foschi, tutta sta gente qua, tutti i cornisti bravissimi. Insomma, c'era un bel livello di cornisti ai tempi, anche adesso non scherzano, però Che ai poi tempi. è bello questo modo di fare, anche di scambiare idee, studiare insieme, Assolutamente. condividere, è bello. Non ho citato Nilo Caracristi, Giovanni Offer, tutti quanti, insomma, è stato un bel decennio, ventennio quello lì. Sì. E poi finalmente sei arrivato a Cagliari. Che anno hai vinto il concorso a Cagliari? A Cagliari ho vinto un concorso nel 2000 Due, se non ricordo male. Sì, venivo già da un'esperienza in scala di 3-4 anni. Poi ero stato anche per un periodo, ero stato scelto da Chailly per ricoprire il ruolo di primo corno alla Verdi a Milano. Ah, alla Verdi. Anche quello è stato un momento molto importante nella mia vita perché è stata la prima volta che mi sono trovato seduto a fare il primo corno in una grande orchestra sinfonica. Gli Inverdi non scherzano, cioè sono programmi uno Certo. dietro l'altro, uno peggio dell'altro. E lì è stata una bella palestra quell'orchestra lì. Poi dopo è venuto il periodo in scala, questa parentesi in scala, durata 3 anni, bellissima esperienza, grandi direttori, ci hai lavorato anche tu in scala, è tutto magico, lo sai, no? Sì, Prete, infatti. Zella, Muti, Chailly, tutti quanti. Sì. Oltre la fortuna di suonare a fianco a cornisti come Alessio Allegrini e Danilo Stagni, che anche quello non è da poco, anzi, è stato veramente. Certo, io quello che dico pure questo, anche diciamo le orchestre dove uno ha lavorato, in base all'età che hai, cresce, è come frequentare, tra virgolette, anche un conservatorio, fare delle continue masterclass. Assolutamente, Sì. Io assolutamente personalmente sì. dico sempre Come che dici, ho avuto questa ricorda. fortuna, di suonare accanto cornisti molto bravi, anche il periodo che ero in scala, Alessio se n'era andato da poco e ogni mese c'era un primo corno diverso, quindi ho suonato accanto a tanti primi corni e veramente per me è stata una scuola continua ogni giorno, quello sì, quello sì. Assolutamente, assolutamente. Anche nel periodo in cui ho finito io in scala nel 2000, l'ultimo anno era il periodo in cui Alessio stava già a Santa Cecilia, se non ricordo male, o comunque faceva dei periodi a Santa Cecilia, tipo aveva preso aspettativa in scala, qualcosa del genere. Adesso non vorrei dire cavolate, ma credo che sia così. Venivano altri primi corni stabili, primi corni a fare il primo corno lì in orchestra. Natalino Ricciardo, anche lui un grandissimo cornista, anche suonare a fianco a lui è una bella esperienza. Cornista di un'efficacia veramente fuori dal comune. E insomma, ho dei bei ricordi. Sì, no, sicuramente anche quei grandi direttori, tutti quei programmi Sì, che si assolutamente. fanno lì si suona e si lavora tanto. Quello che fai in 4 anni lì, in un teatro normale, lo fai in 10 anni. È così. Assolutamente, Sì. assolutamente. Infatti guadagnano tanto, ma
sono Si tutti lavora dedicati. tanto. Sì. Qui ho dei primi commenti, te li volevo leggere. Intanto, saluti da Schiavone, Samuele Bertocci, Ciao a tutti, Marco Marco. Consoli. Vittorio Schiavone scrive: Lorenzo, sai quanto voglio bene a tuo padre. Gioisco ogni volta che si parla di lui. Forse la persona più severa al mondo, ma al tempo stesso una delle migliori persone che io abbia incontrato nella mia vita. Quando lo conosci meglio, generoso e affettuoso come nessuno, oltre che persona acuta e di cultura. Questo è il Vedi, messaggio di Vittorio ha riassunto molto bene il personaggio di mio padre. Mio padre è veramente una persona così, all'apparenza può sembrare una persona molto scontrosa, molto riservata, molto chiusa, ma lui è esattamente l'opposto. Io credo che sia una maschera che lui si è creato, sai, molti di noi hanno il loro modo di affrontare la professione, no? Sì, Chi ha sì, sì, sì. bisogno di crearsi un muro davanti per poter evitare impatti, e forse mio padre è Esatto. stato uno di questi, però è veramente una persona di cuore. E vabbè, mio padre, cosa? È così, è così. Cosa Poi dire? Samuele Bertocci ci scrive: Io c'ero alla tua prima prova alla Verdi. Poi Claudio Carta ti saluta. Forse lo conosci Claudio Carta, vero? Un Lo conosco pochettino. io, Claudio Sì, Carta. vero. E un saluto anche da Fabio Uscida, che è appena entrato. Anche Ciao Fabio ti Fabio. saluto. Ciao Fabio. Claudio, 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 ancora oggi mi chiedo, ma perché è andato via da Cagliari? Guarda. Ma io mi ricordo il periodo quando lui è andato via da Cagliari. C'è stato un periodo che pubblicavi continuamente foto con lui su Facebook e io proprio lo notavo. Ho detto, tipo quando uno si lascia con la fidanzata, nostalgico, proprio ti vedevo nostalgico. Sì, è stato un possibile trauma, guarda, ti assicuro. Cioè, io ragazzi, chi ha avuto la fortuna di avere Claudio Carta come secondo corno a fianco può sapere di cosa sto parlando. Claudio è un Immagino. cornista meraviglioso, in grado di agevolarti qualsiasi cosa, di metterti a tuo agio. Poi io e lui eravamo un'unica macchina, cioè io facevo una cosa, non dovevo dire niente, lui ascoltava e faceva, meraviglioso veramente, abbiamo fatto veramente tante belle cose. Poi è chiaro, uno fa delle scelte nella vita, io ci scherzo ancora oggi, sono passati quasi 10 anni Sì, da infatti, quando mi ha appena lasciato. scritto, non mi ha mai perdonato. Ha scritto proprio questo. Vero, non gliel'ho mai perdonato, però vabbè, è giusto che lui abbia fatto le sue scelte. Poi Certo. ogni tanto viene spesso a trovarci, dai, quindi anche io quando capito, quando vado su in Trentino dai miei suoceri, passo sempre da Verona, ci Sì. incontriamo sempre. Saluto pure, ti saluta Roberto Casalone e Donato Semeraro. Ciao Lorenzo, ha appena Ciao scritto pure lui. Donato, ciao Donato. E niente, diciamo, abbiamo parlato un po' del tuo percorso professionale e magari quali sono stati i cornisti che ti hanno influenzato molto e che metodo, diciamo, di studio consiglieresti ai ragazzi, quello che fai tu durante il giorno, come inizi la tua giornata. Sì, allora vabbè, tornando un attimo indietro, no? Anzi, Sì. scusate, apro parentesi, se qualcuno che sta seguendo la diretta volesse fare qualche domanda al maestro Panebianco, la faccia. Nei commenti io posso leggere adesso e leggo i commenti. Anzi, in questo momento ha scritto Fabio Scida: Grande, perdona tuo padre. Ho un bel ricordo di una volta in cui mi fece un caffè in albergo usando un ferro da stiro portatile come fornello. È vero. Sì. In tournée, quando andavamo in tournée, paesi asiatici, robe così, mio padre è un abitudinario, ha bisogno delle sue cose, quindi si portava questo ferro da stiro piccolino con la macchinetta del caffè. Lui partiva con la valigia, con dentro sta roba, per potersi fare il caffè in camera. E tutte le volte che io ho fatto tournée dove era presente anche mio padre, mi ricordo al mattino davanti alla sua camera c'era la fila della gente che andavano a prendere il caffè. Bellissimo, bellissimo. Era meravigliosa questa cosa. Un grande, un grande. E niente, perciò parliamo magari un po' del tuo metodo. Quali sono stati i tuoi metodi di studio preferiti? Cosa ti piace fare la mattina?
quando ti riscaldi, warm up, un po', parlami un po' del tuo metodo, ecco. Allora, io, vabbè, tornando un attimo indietro, stavo dicendo, ho avuto un grande insegnante che ho avuto la fortuna di incontrare nella mia vita, che era Holzel. Questo grazie ad Alessio, me l'aveva fatto conoscere lui, e ho intrapreso per qualche anno un percorso di studi con lui, e lui era veramente una persona di un'umanità fuori dal comune. E riusciva a trasmetterti passione in ogni parola che diceva. Io con lui ho avuto la fortuna di fare lezioni non di un'ora, di giornate, perché io e Alessio gli pagavamo il viaggio, lo ospitavamo a Milano, stava a casa nostra, e lui veniva un paio di settimane a Milano da noi, e per 2 settimane era nostro, solo che Alessio era pieno di impegni. Quindi lui veniva 2 o 3 volte, si faceva sentire. Adesso non mi ricordo, ai tempi stava preparando, credo, il concorso di Berliner, o Monaco, non ricordo. E io avevo Holzel a disposizione mia dalla mattina alla sera, e facevamo Bellissimo. delle lezioni interminabili. Poi lui era uno molto pignolo. Io mi ricordo una lezione su una quinta di Tchaikovsky durata 3 ore, ma non sono riuscito a fare più della prima battuta in 3 ore. Pazzesco. Era una persona Io mi ricordo 10 tipi di staccato diversi. Staccato veramente. Sì, numero sì, sì. uno. La Pazzesco. teoria, ma io ancora oggi adopero quel metodo lì. Ma sai, È un grande. concettualmente è giusta questa cosa. Se tu Certo. hai un punto di riferimento dove lo staccato zero, che è praticamente la nota tenuta lunga, solo ribattuta dalla lingua, e dov'è lo staccato 10, che è la nota secca solo di lingua, tu hai mentalmente un'idea del range delle varie articolazioni che si possono fare. Io mi ricordo quando facevamo lezione, mentre suonavamo, io magari stavo suonando un passo, lui diceva: no, qua io penso più uno staccato 3. E uno staccato 3 ti rende l'idea, no? Esatto, sì. Vai più verso quella zona lì di staccare. È chiaro che poi no, non c'è una cosa matematica, il 2 è questo, Esatto, però è una questione mentale, è questo. un'idea. Esattamente, esattamente. Perciò con lui ha fatto tantissime lezioni, quel periodo che era a Lui Milano. tantissimo, Sì. tantissimo. E con lui proprio, diciamo, sul discorso warm-up ha approfondito molto sugli esercizi giornalieri, sulla tecnica giornaliera. Sì, poi sai, negli anni ognuno, io ad esempio ho qua un foglio che, questo è un foglio suo proprio sul warm-up che mi aveva scritto lui di pugno suo, poi se ti interessa te lo faccio avere. Sì, volentieri. Sono degli esercizi semplicissimi, eh. Parte con... Stiamo parlando proprio della semplicità in assoluto. Esatto. E questo lui parla proprio di riscaldamento, cioè riscaldare. Cos'è il warm-up? Per me il warm-up è semplicemente quel periodo in cui tu, a labbro freddo, devi mettere il labbro nelle condizioni di poter dare il massimo. Io non sono uno che fa warm-up molto, molto lunghi, cioè faccio il mio giro di esercizi, cerco di essere a posto, ma poi tendo a iniziare a forzare subito, a suonare. Perché per esperienza personale, ti posso dire, anni fa, nel periodo proprio in cui studiavo con Holzel, mi ero abituato a fare un certo tipo di warm-up prima, tutti i giorni, prima di suonare, che mi portava via tantissimo tempo. Ed ero arrivato a un punto che se non facevo 2 ore di esercizi non mi sentivo sicuro. E Sì. questo purtroppo per chi fa il primo corno stabile in un'orchestra, se hai famiglia, prendi la macchina, corri, a volte non hai le 2 ore Quindi diciamo, ho dovuto stringere un po' il mio periodo di warm-up, che comunque stiamo parlando sempre di 20 minuti, mezz'ora di esercizi che
io faccio sempre, tutti i giorni, prima di iniziare, c'ho la mia serie di esercizi. Io, ad esempio, Ma la mattina, tu sei prima di dell'idea di fare sempre le stesse cose o di non creare una monotonia giornaliera o cambiare sempre ogni giorno? No, io cambio sempre ogni giorno. Diciamo che ho Esatto. due o tre cose fisse che faccio sempre tutti i giorni. Poi il resto me le invento al momento. Bene o male Ok. so di cosa ho bisogno Esatto. e poi sai, alla fine c'è poco da inventare perché lo studio del corno sono scale e arpeggi. Cioè non è Esatto. che c'è nulla di E diverso. armonici. Quindi in qualsiasi modo li fai, scale, arpeggi di armonici, in qualsiasi Sì. modo li fai, vanno bene, sono studio. Esatto. L'importante è farli in una determinata maniera. Io di prima mattina la prima cosa che faccio, prendo il bocchino, prima del corno, e mi invento un qualsiasi tema. Ho fatto mia bella Madonnina, va bene anche lo Sì, sole mio, qualsiasi cosa, la prima cosa che certo. mi sarebbe venuta in mente. Diciamo, in base alla regione di appartenenza, ognuno fa, io farò ciuri ciuri. Ognuno fa, ma può essere Sì. Esatto, qualsiasi cosa, un qualsiasi tema, anche inventato, sì. va bene, che sia in un range comodo. Ok. L'importante è mettere in moto aria e l'emissione. Esatto. Quindi cercare di ottenere un buzz che sia fluido. Faccio un paio di minuti, non di più di questo pochino, e poi inizio veramente con degli esercizi semplicissimi. Fino alla sesta posizione, fino Infatti, come ho all'ottava. visto sia prima che fatto in sesta posizione in fa e adesso, noto che con molto piacere che anche a te piace iniziare col corno in fa, con gli armonici del Assolutamente. corno in fa. Assolutamente. Per me riscaldamento e studio, a meno che non devi studiare passi d'orchestra o concerti, ma lo studio del corno, meno dita si muovono e meglio è. Sì. Le dita vanno mosse quando devi studiare roba dove hai tecnica, cioè concerti, passi Certo. d'orchestra. Ma per lo studio io sono per lo studiare senza dita. Poi Corno in abbiamo fa parlato vita. del corno in fa vita, assolutamente, ma io uso tantissimo corno in fa anche in orchestra. Sono sempre Sì. stato abituato da ragazzo, adesso non dico tutto, ma registro medio-basso e suono quasi sempre in fa. Poi ho fatto questo primo esercizio molto semplice di primo approccio con lo strumento, lo ampio un attimino. Cercando di arrivare sulla nota d'arrivo con un bel suono rotondo. Poi faccio anche questo tutte le sei posizioni e poi inizio ad aggiungere una quinta sotto e una terza sopra. Non sto adesso a farvi sentire tutto perché non serve, è un'idea quella che voglio darvi. Comunque, viva gli E armonici. faccio questo. Viva gli armonici. Io lo dico sempre, viva Viva gli gli armonici. armonici. Sì. Esatto. E arrivo a farlo dopo che ho fatto le due serie, quella più ampia.
faccio tutta la serie. Poi una volta che li ho finiti, questi qua, diciamo, sul legato, per riattivare l'emissione, l'area, tutto quanto, inizio a usare un pochino di lingua. E generalmente io rifaccio la stessa cosa, la faccio prima legata, poi con lo staccato 0, staccato 10 e poi di nuovo legato. Ti faccio un esempio. E così via, praticamente ripeto tutti gli esercizi che ho fatto fino a questo momento utilizzando i due cessi di staccato, cioè il più détaché possibile e il più secco possibile, facendo sempre legato, legato, staccato, staccato, legato. La cosa che mi fa piacere è che io e te non ho avuto mai il piacere e l'onore di suonare con te, però proprio questo esercizio lo faccio una volta. Esatto, sì, a Cagliari una bella mangiata di pesce, ancora me la ricordo, però questo esercizio per esempio è uno dei miei preferiti e mi piace farlo spesso, quindi anche per me, diciamo, questa esperienza di French Horn Magazine mi serve per avere delle conferme, per capire se il percorso è quello giusto. E mi fa piacere, ecco, questi secondo me fanno, sai, veramente bene. Sì, sì, ma sai, assolutamente, io nei giorni scorsi, quando Loris, Giovanni, hanno tutti i video che hanno fatto. A proposito di Giovanni, ti saluto, che prima ha scritto Giovanni. Grazie, Hoffer. Qua, sì, qua ci sono dei commenti. Efisio Lilliu, sì, Lilliu, giusto? Sì. Donato Semeraro ti scrive, intanto leggo un po' di commenti, sennò poi scorrono tutti. Ho avuto il piacere di conoscere Lorenzo a Martina Franca, grande cornista e grande persona. Pari Decano ti saluta. Vincenzo Di Lieto ti chiede, per l'articolazione quale metodo consigliereste? Infatti ora penso ne stavi parlando. E poi Claudio Minervini, mi pare. Claudio Minervini, buongiorno a tutti. Pietro Sinigaglia, scusate, ho ripreso a studiare da qualche mese, spesso produco suoni doppi, capisco che è un problema ma non capisco quale, bocchino leggero, imboccatura non simmetrica, aiutatemi per favore, non ne esco da solo. Diciamo che i suoni doppi di solito è quando si usa male la gola, ora con maestro ne parleremo. E niente, intanto magari continuiamo a parlare sull'articolazione, così piano piano poi leggiamo gli altri commenti. Sì, poi praticamente, per concludere il mio warm up, sì, faccio una serie di scale semplicissime. Parto, sì, dal Fa maggiore, anche qui come prima, legata, staccato 0, staccato 10, legato di nuovo, e in più alla fine ci metto lo stamp. Sempre a due ottave, giusto? Tutto a due ottave. Sempre due ottave, non mi spingo mai troppo nell'acuto, arrivo a re bemolle, re naturale, è inutile andare troppo su, quindi okay, faccio dal Fa fino a, diciamo, re naturale, mi bemolle, ma mi naturale Fa lievito, a meno che non sei talmente in forma che non ti comporta fatica farlo, sì, sì, li faccio. E diciamo che con questo concludo quello che per me è il warm up, cioè io di solito, dopo che faccio questa serie di esercizi che mi portano via una mezz'oretta su per giù e che cerco di fare tutti i giorni, dopo posso
o cominciare la mia vita professionale, cioè entrare in orchestra e suonare, o se gli eventi me lo consentono, di poter fare un periodo di studio. Lo studio che poi non è nient'altro che rifare queste cose, ma con un approccio diverso, con un approfondimento diverso, cioè curando il suono, curando l'articolazione. Alla fine, lo studio è sempre quello, Sì, scale e arpeggi. esatto. Allora, quando inizia lo studio, cerco di rifare le stesse cose, ma ponendo più attenzione sulla qualità del suono, sull'articolazione. Cioè, ad esempio, rifaccio questo stesso studio, incentrandomi sull'articolazione. Faccio tutte le serie su Mi piace questa molto articolazione. la definizione che hai dello staccato. Sì, questa è una malattia che mi ha trasmesso Holzer, quella di Sì, avere un mi... suono sempre definito, sempre. sì, a riguardo anche questo, infatti, è una mia domanda. Questo tipo di articolazione, secondo me, è più efficace per chi suona in orchestra, determinati passi d'orchestra, perché noi, tra virgolette, abbiamo la sfiga di avere la campana dietro e quindi. Sicuramente. Molte volte può sembrare magari di esagerare con lo staccato, però io presumo, penso Ma sai, che sia giusto così. quando si articola, Angelo, quando si articola, bisogna sempre pensare che sì, il tuo orecchio sta ascoltando, ma l'orecchio più importante è quello che sta in sala. E Esatto. tutto ciò che tu fai qua arriva dimezzato in sala. Un'articolazione molto secca risulterà morbida poi nella sala. Io tante volte anche con i miei colleghi della fila ne discutiamo di questa cosa, perché sai, a volte prevale anche un pochino l'appagamento del proprio orecchio. Io penso che invece tu non devi suonare per appagare il tuo orecchio, devi suonare per appagare le orecchie della gente che paga un biglietto per sentirti. Esatto. E quindi io tendo ad articolare molto, a parte che mi dà anche più sicurezza, è il mio modo di suonare, è la mia caratteristica questa di essere sempre molto articolato. E lo vedo come, adesso non esiste il modo giusto di suonare o il modo sbagliato, è il mio modo di suonare. Sì, a mio avviso molto bello. E poi infatti rispetto a cioè, riguardo appunto a questo discorso dell'articolazione, Vincenzo Di Lieto ti chiedeva per l'articolazione quale metodo consiglieresti? Quindi questo sempre sugli armonici, a ricercare lo staccato, giusto? Oppure con le scale a 2 ottave, questo è il metodo, diciamo, che consigli. Esatto, ma sai, sì, questo, ma anche una nota di battuta semplicissima, se tu prendi una. Cioè, prendere una nota e iniziare a ribatterla utilizzando lo staccato più morbido possibile, portarlo all'estremo e poi ritornare di nuovo all'estremo opposto. Questo era un esercizio che mi faceva fare Holzer, in modo da abituare la lingua a fare quello che vuoi tu. Cioè, l'articolazione è una cosa che devi essere tu a far fare allo strumento, non deve essere lo strumento che ti dà la sua articolazione, devi essere tu a produrre quel determinato staccato. E può essere questo, può essere anche fare come stavo facendo prima, gli arpeggi, le scale, qualsiasi cosa. L'importante è ricercare un'articolazione netta, lingua in mezzo tra i denti, logicamente. Molte persone, io per mia esperienza ti posso dire, tante persone che sono venute da me, ma io ho problemi di articolazione, ma tu dove batti la lingua? Sul palato. Cavolo, come fai ad avere un'articolazione netta se la lingua va sul palato? La lingua deve andare
in mezzo fra i denti, cioè deve scolpire proprio nel punto esatto in cui passa l'aria. Esatto. Ok, e questo ragazzo che chiedeva, scusate, ho ripreso a studiare da qualche mese, spesso produco suoni doppi, chiedeva consigli. Io presumo da quello che ha scritto che produce suoni doppi, secondo lui sono i doppi suoni, ma sai quando non sei a posto col labbro che viene fuori quella, sì, che magari quando si suona di gola, presumo che sia questo, però giustamente... Pietro, magari una Sai, persona dovrebbe sentirti di presenza per capire bene qual è il è problema. una domanda un po' difficile a cui rispondere perché possono essere tanti fattori, può essere anche un bocchino non adatto, Certo. ci vuole una persona lì a fianco. Ecco il consiglio che ti posso dare, non so di dove tu sia, ma rivolgiti a un qualsiasi professionista della tua zona Esatto. e ti saprà dare dei consigli e aiutarti. Esatto. E appunto riguardo abbiamo parlato, appunto ora stiamo parlando dei bocchini, strumenti. Un'altra domanda, abbiamo parlato diciamo del tuo warm-up. Quali sono diciamo gli strumenti che tu utilizzi? Ecco, la marca di strumento che tu suoni solitamente in orchestra, che tipo di bocchino? Vabbè, io ho cambiato pochissimi bocchini in vita mia, praticamente tre, di cui uno da 2 mesi, perché io ho iniziato a fare la mia prima nota con un bocchino Giardinelli, fra l'altro un Giardinelli che era appartenuto a Tacquell, che regalò Tacquell a mio padre negli anni 60. Bestiale, No, ce l'ho pazzesco. ancora, adesso è su da Bosch che sta cercando di farmene una copia perché è Ah. talmente consumato, perché sai che i giardinelli hanno l'appoggio avvitabile, Sì. è praticamente talmente rovinato che non si avvita più, Ah. quindi sto cercando di farlo ricostruire e spero di poter tornare a suonare quel bocchino lì quando me lo ridarà indietro. E ho sempre suonato Giardinelli dalla mia prima nota fino a 6-7 anni fa, 6-7 anni fa, dove un po' perché non si avvitava più la ghiera, dovevo mettere un pezzo di scotch per tenerlo fermo e mi dava un po' fastidio suonare col bocchino venuto con lo scotch. E un po' per lo sfizio di cambiare, sono passato a uno Shark 29 e adesso sto suonando un 31 C2 che mi ha consigliato Ferrari, il mio terzo corno, anche lui l'ha cambiato. Devo dire, mi trovo bene. Ho perso un pochino di sicurezza e di facilità nel registro acuto, però mi ha dato tanto anche nel registro medio-basso. Perché forse ti dà molto suono perché è più profonda come tazza. Il 31 C2 è una Esatto, tazza bella profonda. un pochino più profonda, quindi però diciamo che non sono un grosso esperto di cambio di bocchini perché, ripeto, la mia esperienza è praticamente nulla in questo, cioè per 30 anni ho sempre suonato il Quello lì. Giardinelli. Quello lì. Corno invece, vabbè, io oggi suono un Rauch da una ventina d'anni, se non sono 20 siamo lì 17-18 anni. È il mio secondo Rauch, ne avevo già avuto uno anni fa che purtroppo avevo rivenduto. E poi ho avuto una parentesi con dei Paxman M20 e ho un altro strumento che è sempre un Paxman triplo compensato degli anni 60 che in questo momento stanno ristrutturando perché era uno strumento messo veramente male, Ah, costava sì, che l'avevo tantissimo. visto una volta su Facebook, è un po' come il mio Paxman anni 70, vecchio Esatto. stile. Questi sono bei corni Bellissimo, veramente. bellissimo corno. Bellissimo strumento, adesso non vedo l'ora che me lo ridiano, dovrebbe essere imminente la cosa. È stato molto stravolto perché è stato cambiata campana, macchina, varie pompe, vabbè, tutti i pezzi originali Paxman, speriamo, vedremo. E niente, il Rauch, che Ma dire... quindi tu diciamo, ecco un'altra domanda a proposito degli strumenti, prediligi più l'uso del doppio o comunque in orchestra alterni il fagudo, il Allora, si bemolle fagudo o il doppio? io diciamo che il 95% del mio lavoro lo faccio con lo strumento doppio,
Mi piace usare il cornino in determinate situazioni, quelle in cui bisogna usare un cornino, cioè logicamente, però cerco di fare quasi tutto col mio strumento. Ad esempio, adesso da poco abbiamo fatto l'inaugurazione della stagione, abbiamo fatto il balletto di Daphne Chloé di Ravel. Non so se lo conosci tutto il balletto. Sì, è abbastanza tosto. Allucinanti, mi sono dovuto far prestare un corno acuto da Angelo Borroni perché il mio è a riparare. Ed è stata la prima volta in vita mia che ho fatto un pezzo classico con un corno piccolo. Non mi era mai capitato, però era veramente tosto da fare con Rauch. Immagino, immagino. Dell'impossibile. Ho capito. Però poi Diciamo che il 90% fai tutto col doppio. sì, assolutamente, assolutamente sì, finché ce la faccio. Sì, è certo. E un'altra domanda, magari mi rifaccio alle domande che abbiamo sempre fatto su Friendjourney Magazine. Cosa consiglieresti ai ragazzi per preparare audizioni e concorsi? Questo è un altro bell'argomento. Anche questo è un altro bell'argomento. Allora, io penso che per preparare bene un concorso ci sia sempre bisogno di un orecchio esterno che ti ascolta, soprattutto nella preparazione dei passi. Anche io oggi concorsi non ne faccio, però se dovessi preparare un concorso avrei bisogno di una persona che mi ascolta. E poi mi dice: no, guarda, qua non andava bene questo, qua non andava bene quest'altro. Sì, puoi anche registrare e riascoltarti in un secondo momento, va bene uguale. Però una guida, una persona di esperienza che ti aiuti ad affrontare i passi, perché il problema principale dei passi è la questione ritmica di come affronti un solo d'orchestra. E tante volte quando sei impegnato a suonare, tralasci alcune cose che magari sono dei piccoli dettagli per te mentre stai suonando, ma per l'orecchio di chi ascolta, per la commissione, sono errori magari a volte imperdonabili, ecco. Quindi di sicuro l'aiuto di un cornista, di un professionista, di una persona di esperienza. E poi questo co come faccio io quando studio un passo? Io bene o male cerco di studiare un qualsiasi passo d'orchestra ogni giorno. Io se guardo il mio leggio, lì c'ho qualche concerto e su ci sono libri di passi d'orchestra, perché comunque dopo che faccio il mio periodo di studio, apro il libro a caso, ne scelgo uno e me lo studio. Lo affronto cercando di scandire ritmicamente il tempo all'interno, cioè sentire dentro di me tutta la suddivisione temporale di quel passo. E questa è una cosa che faccio io personalmente. E comunque non è che ci sia un metodo giusto o sbagliato per studiare i passi d'orchestra. I passi d'orchestra sono la bestia nera dei cornisti, ma non solo dei cornisti, di Certo, di qualsiasi musica, tutti. di tutti quanti. E credo che il modo migliore. Io ad esempio quando ho vinto il concorso qua a Cagliari, insomma, non ero novello, cioè era già 20 anni che facevo il primo corno in giro. Io ho avuto la fortuna di avere Angelo Borroni qua a Cagliari con me. Non mi ricordo perché fosse qui, forse era a suonare qui a Cagliari, adesso non ricordo. Però è stato qui a casa mia ospite qualche giorno e io ho preparato tutti i passi d'orchestra con Angelo Borroni e a una settimana dal concorso non hai idea di quanti passi c'erano che non andavano bene. E se non ci fosse stato lui a dirmelo, io non me ne sarei neanche accorto. Addirittura in uno facevo una nota in più, in un passo del Till. Adesso non so se Angelo Borroni Sì, sta ascoltando.
Ma io sono d'accordissimo con te, non solo per il discorso di suonare davanti a una persona che ti fa notare tanti errori, ma secondo me prima di un concorso anche suonare davanti a una persona di cui tu hai stima musicale fa bene e sembra quasi una simulazione di audizione. Sì, noi lo facciamo spesso qua a Cagliari tra di noi colleghi, eh? Sì, Cioè, sì, uno sì, sì. show, mi ascoltate questo, andiamo su in sala orchestra e facciamo, diciamo, delle vere e proprie simulazioni di concorso, di Sì. audizione. Pure a me è capitato di farlo con i miei amici e colleghi, anche certe volte, poverini, se qualcuno qua in diretta lo sa, certe volte li stresso anche troppo. Però secondo me fare, tra virgolette, simulazioni di audizioni è Sai, importante, sì. il passo d'orchestra è ostico. Io, vabbè, oggi io mi ritrovo dalla parte opposta, mi trovo nella commissione a sentire i ragazzi che vengono a fare le audizioni e devo dire, purtroppo, sento cadere tante persone nei passi d'orchestra. Gente che magari ti fa il concerto, che rimani a bocca aperta, poi arriva al passo d'orchestra e si perdono in un bicchiere d'acqua. Secondo me viene dedicato un poco studio al passo d'orchestra. Il passo d'orchestra è quello che ti fa vincere il concorso. Il concerto serve per passare la prima prova. Tu col concerto fai sentire, ok, io so suonare il corno, sono bravo, sentite, questo è Strauss, questo è Mozart, questo è Beethoven. Ma poi chi sta in commissione giudica dai passi d'orchestra. Tu puoi aver fatto anche il secondo di Strauss più bello del mondo, ma se poi nei passi non riesci ad andare a tempo, non è servito a niente fare quello Strauss lì. Perché Sì, 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 sì. i Sì, concorsi sono così, purtroppo. anche una grande pecca qui in Italia, purtroppo è una critica che io vorrei fare, anche che ci sono poche situazioni per i giovani dove fare anche esperienze in orchestra per poter suonare i passi d'orchestra. Perché io mi ricordo a 20 anni quando facevo le prime audizioni e magari qualcuna la vincevo, suonavo i passi e li avevo studiati bene così, però diciamo dopo averli lavorati in orchestra hai un'altra maturità. E molte volte ci sono ragazzi che si ritrovano a 25-26 anni che non hanno mai fatto una nota in orchestra o comunque hanno suonato veramente poco in orchestra. Secondo me ci vorrebbero anche più orchestre giovanili, più situazioni giovanili per i ragazzi per poter Sì, fare esperienza. questo che dici tu hai ragione, sicuramente Angelo. Ci vorrebbe anche un pochino più di preparazione allo studio dei passi d'orchestra Sì. già da subito in conservatorio. Esatto, Io anche. adesso non so come sia in questo momento, però ai tempi miei, quando si studiava il passo d'orchestra, e chi l'ha mai studiato? Cioè io i passi d'orchestra ho iniziato a studiarli quando poi ho dovuto iniziare a fare audizioni per lavorare. Ma Sì, adesso quando diciamo che si fa prassi esecutiva e prassi orchestrale, quindi lo studio dei passi c'è, poi ovviamente anche dipende dal singolo insegnante quanti ne fa fare, se li fa studiare. Io personalmente ogni anno all'esame in conservatorio faccio portare dei passi d'orchestra ai miei allievi, a posto di fare la solita prova del trasporto, che ne so, portami il De Angelis, il Re, in Do, in Sol, invece gli faccio studiare un passo d'orchestra in Sol, il Re, che anche gli rimane, e gli rimane il passo d'orchestra che hanno studiato e fanno anche trasporto. Io preferisco, diciamo, utilizzare questo metodo, però come dici tu, è anche una cosa che ho pensato in questi anni, per esempio l'uso della tuba wagneriana, lo studio della tuba wagneriana. Io mi sono ritrovato a 21 anni a fare un contratto a suonare la tuba in fa che non avevo mai suonato in vita mia, sono andato in crisi. Anche studiare la tuba è importante. è successo anche a me qualche mese fa. Sono stato al Petruzzelli a fare Valchiria. Vabbè, per fortuna avevo la tuba in si bemolle, non quella in fa. Ah, Guarda, ecco. Sì, c'è da dire una cosa, che quella è stata la prima e ultima volta che ho suonato una tuba in vita mia, anche se è divertente. sì, sì. No, io una volta ho suonato la tuba in fa in Electra, ma una roba allucinante, cioè doppio trasporto, però in mi con le posizioni in fa, doppi diesis, c'è cioè una roba allucinante. Cioè io veramente istituirei un biennio di tuba wagneriana, ci vorrebbe veramente. È bella palestra, Angelo, è una bella Sì, palestra. quello sì, quello sì. Niente, magari chiudiamo questa conversazione. Qual è il tuo solo preferito? Ecco, tuo solo preferito in orchestra?
Qual è? Non c'è un solo preferito. Questa, diciamo, è stata sempre la solita domanda che abbiamo fatto a tutti su French Horn Magazine, no? No, C'è diciamo magari che chi non dice sono. come te. No, perché va a periodi, ci sono dei periodi che preferisco suonare alcune cose, periodi che preferisco suonare altre. Adesso, guarda, dovevamo fare tra qualche giorno, iniziavamo le prove della terza di Mahler, che io non avevo mai suonato, fra l'altro, sarebbe stata il mio debutto con la terza di Mahler. E quella è una cosa che ho sempre sognato, sin da ragazzino, di suonare, non mi era mai capitato, purtroppo è capitata Mannaggia solo questo coronavirus, speriamo di rientrare al più questo presto. Speriamo coronavirus. veramente di ritornare a fare musica e di suonare un po' dal vivo, ecco. Comunque, diciamo, sì, quello che mi piace tanto da suonare è il periodo classico, cioè Brahms, Schumann, fino ad arrivare a Strauss, Mahler. Sì. Quello che credo piaccia un po' a tutti i cornisti del mondo. Ecco. Qua ci sono altri messaggi, stavo leggendo. Saluta Stefano Conti, Paolo De Ciao, Stefano. Gasperis o Gasperis, Gasperis forse. Emanuele Urso, saluta Vittorio Schiavone, bella conversazione, bravi ragazzi, ci fa piacere. Dai, è stata una Grazie. bella chiacchierata, mi sono trovato veramente bene, sei una Io guarda, bellissima sono d'accordo. persona e mi piace Grazie. perché abbiamo belle idee in comune. E dobbiamo ripetere quella mangiata che abbiamo fatto a Cagliari, perché non me la sono dimenticata, Assolutamente. quella cena di pesce è Assolutamente. stata fantastica. Eravamo venuti con Mazzelle, con la Scala, a fare un programma, mi ricordo, non mi ricordo che anno era, ma è stato pazzesco, veramente, pazzesco. Sì. Bello. Niente, ragazzi, avete qualche altra domanda da fare? Qualcuno vuole fare? Diciamo che già il maestro Panebianco è stato abbastanza esaustivo, anzi grazie che anche preso il corno e hai suonato per noi, ci hai fatto qualche esempio, sei stato un grande. Oh, ragazzi, non è facile sapere di essere in diretta, suonare lì e mettersi lì a suonare, Vabbè, numero uno. figurati. Un grande, un grande. Niente, ti volevo ringraziare da parte di tutti i ragazzi, da parte di French Horn Magazine per questa bellissima conversazione. Io ringrazio voi, è stato veramente una mattinata piacevole. Grazie. Anzi, bisognerebbe farne di più di cose così, di Sì, mettere in contatto i cornisti. Questo io dovrebbe ci essere sto un appuntamento, provando, ci dovrebbe sto essere un provando. appuntamento, Angelo, Sì. Sì. dove ognuno possa dire la sua. Bello, è stato piacevole. Penso sicuramente anche per i ragazzi che ascoltano può essere uno spunto per un approccio diverso allo strumento. No, infatti io ci sto tentando. Ora avremo domani un'altra diretta con Gianni Casalanguida domani mattina. Perché ho pensato di fare questa diretta sulla manutenzione del corno, perché anche queste cose sono cose che mi chiedono i ragazzi. E siccome io lo riconosco, sono il primo a essere negato per la manutenzione del corno. Infatti, c'è sempre Johnny che mi vorrebbe ammazzare, perché io metto poche volte l'olio nello strumento, il grasso pochissime volte. Quindi, infatti, i miei allievi dico sempre: Grazie, Johnny. non seguitemi mai sotto questo punto di vista sulla manutenzione. Domani farà lui un video in diretta, parlerà della manutenzione del corno. Quindi anche questo è un argomento bello. Poi avremo giovedì Jonut Podgoreanu, il primo corno di Barcellona. Anche lui farà una videoconferenza in diretta live, come abbiamo fatto con te stamattina. Già Quindi piano fatto piano. fare una a Giovanni Offer sul jazz. Sì, infatti già lui aveva fatto un video tutorial qua Giovanni. su. Sì, e qua ci ha scritto Quanto è prima. meraviglioso ascoltarlo, Giovanni. Vabbè, Giovanni Offer è un mito, è un mito. io e Giovanni siamo legati da amicizia fraterna da quando eravamo bambini, siamo cresciuti insieme. Oltre ad aver condiviso la vita musicale, abbiamo condiviso anche la vita al di fuori della musica per un lungo periodo. Siamo cresciuti in simbiosi io e lui. Fino ad arrivare alla Scala, dove facevamo le finali in Scala io e lui. Lui è un cornista
non so come definirlo, ma lo trovo veramente affascinante. Cioè, io quando lo ascolto non smetterei mai di ascoltarlo, veramente. A È parte che lo vero. invidio, ha un'elasticità con lo strumento che io me la sogno, cioè, dovrei Sì, è rinascere per pazzesco. avere. È pazzesco. In E questi giorni poi. ho avuto modo di scambiare idee proprio su questo punto di vista. C'è la cosa pazzesca sua. Io ho suonato con lui in orchestra e in orchestra è veramente solido. È una roccia, ma quando fa jazz è una roba. E Guarda, io per me proprio sul jazz ringrazio. col corno non ce n'è al mondo, ce lo dico qua pubblicamente proprio. Sì, assolutamente. Ma lui Sì, è sì, sempre sì. stato così. Lui è sempre stato Sì, così. Va sì. Sì. bene. Oh, grazie mille. Ci Grazie a vediamo ai te. nostri prossimi appuntamenti che avremo qui. Spero che vi sia piaciuta questa diretta e questa iniziativa. Assolutamente. Già avevamo iniziato un mese fa, però diciamo che la scorsa diretta era venuta un po' male. Poi abbiamo avuto gentilmente da parte di tutti i maestri questi video tutorial su warm up, su consigli ai ragazzi che sono stati bellissimi. E ora abbiamo iniziato nuovamente con queste dirette, grazie a questo programma che ho scoperto che funziona bene. A Giovanni Hoffer ha scritto: "Il jazz è facile", ora ha scritto: "Basta, basta che mi emoziono". Ha scritto ora nei commenti. E niente, ora continueremo con queste prossime dirette. Abbiamo detto giovedì Onut, domani Giorni Casalanguida, e domenica avremo Andrea Cesari, il primo corno di Monte Carlo. Anche lui farà una diretta con noi. Quindi lo pubblicherò sulla pagina. Lorenzo, che devo dirti? Grazie ancora, grazie mille. Grazie a voi, è stata una mattinata veramente piacevole, spero sia stato altrettanto per voi. Vedete, bello, persone, grandi cornisti e grandi persone disponibili, veramente. E non è da tutti. Grazie, grazie, ciao Grazie ragazzi, ciao a a tutti, tutti. ciao, ciao Angelo.